secolo, con l'inaugurazione della prima fabbrica, la produzione del sapone di Marsiglia abbandonò la pura dimensione artigianale per diventare un'attività industriale a tutti gli effetti. Con il tempo vennero introdotte nuove materie prime, come l'olio di cocco, di palma e di sesamo. Nel frattempo anche altri paesi europei iniziarono a produrre sapone più economico, in competizione con i saponifici francesi. Oggi, con la diffusione dei prodotti sintetici, la tradizione del sapone di Marsiglia si è ridotta a un numero relativamente piccolo di produttori che ancora tramandano le procedure di una volta, di generazione in generazione. Non leggo tutto, se vuoi che legga tutte queste informazioni in un altro video ASMR, fammelo sapere con un like e un commento. La glicerina. Proviamo a conoscere meglio l'ingrediente principale dei saponi che realizzeremo con i materiali del kit. Si tratta della glicerina, che è un grasso vegetale e una sostanza umettante. Significa cioè che attrae l'acqua, evitando che la pelle si disidrati. Per questo motivo si utilizza in tanti prodotti cosmetici, come le saponette e le creme idratanti. La glicerina è un derivato del glicerolo, un composto chimico naturalmente presente nel nostro organismo, non so leggere oggi, insieme agli acidi grassi, rappresenta una riserva energetica che si accumula nel tessuto adiposo e resta a disposizione in caso di bisogno. Insegnava a fare, allora qua si dice bolle di sapone giganti resistenti, profumatissime saponette alla glicerina. Che cosa ti serve dal kit? Per l'essenza colorata, colorante rosso, aroma alla rosa, per la saponetta, glicerina in scaglie, una spatola di legno, palettina dosatrice, stampi per saponette. Essenza che determinerà il colore.
Faccio un po' di soft spoken perché il microfono è un po' lontano. Allora, vado ad aprire il colorante un pochino. Dov'è il buco? Eccoci qua. Non so neanche quanto metterne. Proviamo a metterne tanto così. Rosso sangue, secondo me è un po' esagerato. Comunque. Andiamo con profumato qua. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Proviamo 5 gocce. Sentiamo il profumo. Sa da bolle di sapone, non so di rosa. Sa da bolle di sapone. Vabbè, io metterò un altro goccino d'acqua, però onestamente. Si è sciolto subito senza problemi. L'unica cosa è che è un odore che non mi piace. Comunque, a parte questo, andiamo a metterci il colorante dentro, che sembra sangue. È andato giù, che è un piacere. 20 grammi sono pochissimi, quindi non so neanche se riusciamo a fare una di quelle formine lì. È talmente poco che non so quanto ne venga fuori. Io proverei o il cuore o la rosa. Proviamo sulla rosellina. Spero di non fare un macello, perché appunto ho scelto la tassa, ma non ha nessun beccuccio, quindi ok, l'ho lasciato un secondo per accendere il video e tutto, e si sta già solidificando, quindi bisogna essere tipo velocissimi. Due, oddio, tre, si sta già raffreddando. Devo farlo subito alla velocità della luce, perché sì, c'era scritto un'ora. Allora sì che facciamo il demolding subito. Vabbè, è venuto un po' sminchio, però il primo tentativo. Era solo per provare il kit, perché adesso, da adesso in poi, inizierò a fare una serie di creazioni, altro che non più in resina, ma verranno delle creazioni di saponette. Però le idee che ho io sono un po' di Halloween, quindi aspettati per ottobre, che non manca neanche tanto, un video con le creazioni di saponette di Halloween, quindi immagino già
sciolgo in acqua, giusto? E poi perché ho il nero, ho il viola, ho tutti questi colori qua molto di Halloween, ho l'arancione. E quindi, spoiler, e poi se ci mette così poco a raffreddarsi, perché per esempio adesso si è già raffreddato quasi tutto, e posso fare anche vari strati, decorazioni, cioè, adoro. Eccoci qua, si è asciugata. Stop.